Ok, adesso vediamo come mai, chi sono io che vengo qua davanti a voi per parlarvi degli alieni. Ebbene, nemmeno io non lo sapevo prima chi sono e come sono, non perché non li vedevo, ma perché l'indottrinamento che tu ricevi in tutta la tua vita non ti lascia vedere le cose così come sono. E in questo mo modo mi sono ritrovata che anni fa avevo questi incontri con l'altro mondo, da quale non sapevo nulla, di quale non potevo parlare con nessuno, perché tutti mi dicevano: no, ma dai, ma quello era un sogno, no, ma quello non esiste, dai, hai capito tu male, no, dai, non si può. Oppure ti diceva: ma ascolta, ma tu stai bene? Alla fin fine sei andata a farti qualche controllo? Cioè, io, un uomo integro, integro, che non ha nessun problema, arrivo ad essere nei occhi di un altro anche pazzo, perché parlo di qualcosa che non esiste. No, ragazzi, quella cosa esiste e loro conoscono questo. Tu non lo devi conoscere e tu sei quello. Non che non lo puoi, che non hai la possibilità di conoscerlo, non lo vuoi conoscere. Poi ti dicono: no, ma l'umanità non è preparata. Preparata per che cosa? Scusami, se io voglio essere dottore, non vado a imparare la medicina, non sarò mai preparata per essere dottore, no? Allora, come mai l'umanità non è preparata per cosa? Per alzarsi dai ginocchi, a stare in piedi, a guardare dritto, per quello non è preparata, perché l'umanità ancora deve essere schiava. E allora, cosa ho fatto? Ero ancora un pochino stressata, perché una persona che è straniera, che deve parlare con uno scienziato come Malanga, come mai? No, no, ero sicurissima che non riceverò una risposta, però vi giuro, non solo Malanga, non solo a lui ho scritto anche a decine di persone, di personalità grandissime che fanno la scienza non convenzionale in questo mondo. Tutti mi hanno risposto, tutti, non è stato uno per non rispondermi. Nessuno non ha fatto questa cosa perché quelle persone hanno la coscienza e ti rispondono a tutti i costi. Così ha fatto anche Malanga. Io gli ho scritto, non lo sapevo manche io perché scrivo a questa persona qua. Invece lui mi ha scritto e così ho conosciuto la Dorica, la sua collaboratrice. Io volevo una italiana poi. Va bene, per imparare di più la lingua, no? Per poter parlare con qualcuno in italiano, perché io tutto quello che ho, i miei studi, le mie ricerche, le ho fatto in italiano, e allora giustamente che io parlo l'italiano, io non parlo i dialetti, queste cose qua, e mi stava bene di parlare così. In questo modo ho iniziato a capire che cosa mi succede e perché quello che non era un sogno, perché erano tante cose che mi succedevano e io non dormivo, non dormivo, ero lucida, lucida, però ero in uno stato che non potevo muovermi. Ero paralizzata, la sola cosa che potevo muovere erano gli occhi e vedevo questi esseri che non ho mai visto uno con le sembianze umane, no, tutti erano delle bestie, un bestiario,
tutti erano degli animali. E non riuscivo a capire perché io pensavo che questa tiene dalla chiesa. E dicevo sì, va bene, allora io non credo, però va bene, vediamo se metto un crocifisso davanti a questo. Mi sono trovata in una notte, quando qualcuno è venuto, ho percepito questa visita, che c'era qualcuno con me, anche se non si vedeva, ma io lo vedevo con me, com'era, ed ero meravigliata. Perché non era quel diavolo che ti viene raccontato. No, era una cosa diversissima. Era massiccio. Era così massiccio. Quando si è messo nel mio letto ha fatto proprio il buco, no? I miei piedi stavano come in un buco. E io non potevo muovermi. E lo vedevo. E lui era incazzato nero. Ed è venuto, si è messo qua di me, sopra di me, e per mettermi le mani addosso, no? Ma io ho detto, ma chi sei? In quel momento ho voluto girarmi per prendere il crocifisso. Non sono riuscita perché ero paralizzata. Però questo essere mi rideva e mi ha detto, come siete scemi. Voi credete che un pezzo di legno vi cambierà la vita? In quel momento, in quella situazione di paura, che ho paura non ho mai avuto, ho capito che mio papà aveva ragione su tante cose che lui non le sapeva, però li sapeva da dentro, al mondo, al modo cosciente non lo sapeva, però al mondo incosciente lui sapeva assolutamente tutto e mi ha imparato bene le cose. E allora con la mia volontà, io ho detto no, tu non mi farai più del male. E in quel momento quelle catene che non si vedevano, sono in un attimo sono cadute tutte. Io mi sono riuscita ad alzare, l'ho visto che da grande com'era è diventato molto piccolo. E allora ho capito che qualcosa succede, perché le cose erano sempre di più. Io percepivo anche, stavo nel letto per leggere e sentivo da un altro mondo come giocano i bambini, o come, cioè, a parte che il tempo non esiste, ci sono delle linee temporali. Probabilmente io sono anche sensitiva, posso vedere, cioè, con tutto quello che ho fatto posso capire tante cose ora, però nemmeno allora non ero diversa, no? Li vedevo però in un altro modo, perché non avevo abbastanza conoscenza per capire le cose. Così con Corrado Malanga io sono riuscita a diventare quello che sono oggi. Adesso parlerò degli alieni, praticamente, che tutti vogliono, ma sì, ma l'alieno non esiste, se esiste perché non viene, si fa vedere che loro sono molto più bravi, molto più tecnologizzati da noi, sono molto avanti. Avanti con che cosa? Con la tecnologia? No, ragazzi, sei avanti quando hai la coscienza, non quando hai la tecnologia. Quello non è che sei avanti, sei proprio il capo dello scemo che crede in te. Adesso voglio dirvi, torniamo un po' indietro, torniamo un po' sugli artefatti che esistono in tutto il mondo. Tutti i templi degli dei, tutte le civiltà fatti per gli dei, tutto fatto per gli dei. Ma chi cavolo sono tutti questi dei? Chi sono questi dei per quale l'umanità ha fatto sulle cime della montagna piramidi e costruzioni che rispetto alle nostre sono, ti fanno proprio ridere rispetto a quello che hanno fatto loro, alla perfezione e alla bellezza di quello che c'era una volta. E qua
voglio tornare in un attimo, perché prima vi voglio dire una cosa. Quando io ho iniziato a leggere la Bibbia, la cosa che prima mi ha fatto molto pensare, Dio ha fatto il giardino, ha messo l'uomo per custodirlo, per custodire questo giardino. E quando l'uomo ha girato le spalle al suo Dio, Dio gli ha fatto dei vestiti. Come? Uno spirito viene e mi fa dei vestiti. Come? Uno spirito quando andava nel giardino a farsi la sua passeggiata, io lo sentivo e lui non sapeva dove è Adamo, perché lo chiamava: "Dove sei Adamo? Vieni qua". Allora non era proprio onnipotente, onnisciente, come si dice, no? Ma la cosa con i vestiti mi ha fatto pensare molto di più, perché anche nel mito è scritto che sono scesi sulla terra i dei, e i dei hanno imparato all'umanità la civilizzazione, nel senso che gli dei hanno preso gli uomini e li ha imparati come vivere nelle case, come farsi dei vestiti, come coltivare la terra, come cucinare il cibo. Ma minchia, ma fin quando questi sono venuti? L'uomo che cosa mangiava? Come stava? Perché dovevano venire questi a dirmi quello che devo fare? Perché la Bibbia dice: non state a lavorare e a prendervi tanto le cose che il ferro mangia, una cosa del genere, nel senso che non prendere le cose che sono le illusioni. Guarda gli uccelli del cielo, guarda gli animali della terra, loro non fanno niente e comunque vivono lo stesso. Questa è una cosa molto interessante. Perché? Perché l'uomo era come gli animali, ma non che era pazzo, scemo, che non lo sapeva. L'uomo era cosciente. L'uomo non aveva bisogno di niente, l'uomo viveva la sua vita bella e tranquillo, perché lui mangiava il frutto della terra, le foglie e l'erba, come mangiavano tutti gli animali. Non avevano bisogno di farsi la guerra tra di loro, non c'era bisogno. Quelli c'erano da sempre, quegli animali buoni che non mangiano, mangiano sempre l'erba e non fanno male a nessuno. È quello che ha fatto la terra. Quando sono venuti gli dèi, la cosa è cambiata un po'. È cambiata anche da quando l'uomo ha visto che è nudo. Come ha fatto l'uomo a vedere che è nudo? E fin quando non ha fatto il peccato, non ha visto che è nudo? Oh, sempre facile per me, perché io vedo le cose, non li dico così. Non è vero che l'uomo prima era buono, poi ha fatto il peccato perché si è messo contro il suo Dio. Certo che si è messo contro il suo Dio, perché l'uomo aveva il corpo pieno di peli e Dio l'ha fatto spellare. E allora, quando lui ha visto la sua nudità, non era stato molto contento, no? Non poteva essere d'accordo con questo Dio che l'ha fatto modificare geneticamente, no? Così come anche gli dèi sono venuti a farti vedere come vivere nelle case. Perché? Perché se tu stavi in una casa, tu arrivavi ad essere uno schiavo. Se non stavi, non avevi una casa, camminavi, eri libero di fare tutto quello che vuoi, ma una casa ti impegna, devi stare lì solo a lavorare quella terra, perché per quello ti hanno imparato a lavorare la terra da casa tua, che fra un po' non ti darà mai quello che hai bisogno da mangiare, perché è secca. E allora loro sono venuti, ti hanno detto: no, solo qua si può andare, solo qua si può fare. Perché ti hanno fatto cucinare il cibo? Perché
perché il solo, la sola cosa che l'uomo non poteva mangiare, la sola cosa che l'uomo non poteva fare è odiare e ammazzare gli altri esseri per mangiarli. L'uomo non poteva mangiare la carne cruda e allora doveva cucinarla.